Buongiorno a tutti ragazzi, post partita di Inter Schalke. Se mi sentite fatemi un cenno come al solito. Così partiamo. Ciao ragazzi. Attendevamo sta live, Turito 22. Ciao a tutti ragazzi. Vi saluto Rosario, Luis, Jonathan, Turito, Karim, Just Morga, Rosario, saluto tutti voi, Khalid, Ra TV, saluto tutti ragazzi. Insomma, è finita da pochissimi minuti Inter Schalke, per me l'Inter ha fatto vedere qualcosina di meglio rispetto alle scorse amichevoli, ci voleva poco onestamente per migliorare le scorse partite, però in questa amichevole diciamo che abbiamo avuto alcune conferme liete e alcune conferme, diciamo, di giocatori che per me sono assolutamente inadatti alla nostra maglia. Uno su tutti, diciamo, quello per me il peggiore in campo è stato assolutamente Candreva. Oggi è stato imbarazzante. Poi capite così, ragazzi, io perché ce l'ho con Candreva? Io non ce l'ho con Candreva, ragazzi. Ma oggi è stato imbarazzante in campo. Dai, avete visto Murillo che gol ha fatto? Murillo ha fatto un gol, cosa che Candreva non sarà mai in grado di fare. Ciao Mario, ciao compà. Murillo come Recoba, verissimo. Ha fatto un grandissimo gol, un sinistro a giro Murillo, è veramente bellissimo. Mi sono commosso per l'occasione di Pinamonti. Peccato, veramente, si meritava il gol quel ragazzo. Nel secondo tempo, ragazzi, ho visto un Inter, sicuramente anche i cambi hanno favorito, Un Inter comunque molto più briosa tecnicamente. Ha giocato molto meglio l'Inter nel secondo tempo. Nel primo tempo, tra, diciamo, D'Ambrosio, Condogbia, Candreva stesso, in fase di impostazione veramente siamo stati imbarazzanti, soprattutto. Ciao Max 21, ciao Techilo, saluto tutti ragazzi. E Gabigol, bella partita, è vero. Gabi ha giocato molto bene nel secondo tempo, molto molto bene. Mi è piaciuto, è l'unico ragazzi, un esterno intraprendente. Prende palla dalla destra e praticamente inventa, prova ad inventare qualcosa. Ti sei fatto il capello, Matteo? Sì. Avevo detto che facevo la cresta alla Nainggolan. Non è arrivato Nainggolan, ho fatto i capelli alla Spalletti. Quindi, ragazzi, questa è tu. No, a parte gli scherzi, qua a Milano si muore di caldo, quindi sono, diciamo, ricorso a mali estremi, estremi rimedi. Ma che gol ha fatto Murillo? Bellissimo gol, ragazzi. Mamma mia, non mi aspettavo da Murillo un gol del genere. Stupendo proprio. Alessandro Lei, sono d'accordo. Non male come partita, come mai noi rigori, Matti Ruffo? Probabilmente perché questa è un'amichevole secca, diciamo, non fa parte di un torneo. Comunque, ragazzi, a me come amichevole questa, diciamo, a confronto alle altre, è piaciuto un pochino di più. Non ci voleva tanto per migliorare quell'Inter là che abbiamo visto contro il Norimberga e contro il Vatten, secondo me, Però qualcosa di buono, soprattutto nel secondo tempo, l'Inter l'ha fatta vedere, soprattutto a livello di fraseggio con i nuovi entrati tra Borja Valero, Jovetic stesso, João Mario, Gabigol, insomma, giocatori tecnici che comunque hanno fatto vedere qualcosa di importante. Candreva ha dei grossi limiti, Ra TV, verissimo, quello che dico io, Candreva, esterno alto, non può giocare, non può circolare, ragazzi, ma voi l'avete visto oggi Candreva nel primo tempo? Che cosa ha combinato, ragazzi? Un passaggio orizzontale ad Handanovic senza alcun senso, sparava cross così proprio alla cazzo. Io vedo Candreva e rimpiango quasi Schelotto. Cioè, mamma mia, ragazzi, ma dove siamo? Io non so veramente. Bella partita, sì, Marco 1908, assolutamente. Molto, molto meglio oggi. Raga, sono più forte io che Candreva. Eh sì, compa, ma assolutamente. Perisic, come ti è sembrato? Beh, Charles ha fatto cose, diciamo, buone anche nel primo tempo, però se vuole andare via, andasse. Vero, Alessandro Ruggiu, sono d'accordo con te.
cioè abbiamo fatto qualcosa di buono. Ciao Dani 72, ciao Nico Interista. Abbiamo fatto qualcosa di buono, ma comunque il livello della squadra assolutamente si deve migliorare, ragazzi, perché non ci siamo assolutamente, ragazzi. Cioè, quest'Inter qua non può andare in Champions, detta francamente. Le indicazioni che vedo, ragazzi, è che è Skriniar, ecco, anche Skriniar ha giocato abbastanza bene, Andrea Meli, sì. Ha giocato molto, molto bene. Gioca bene Candreva, Inter is coming. Ciao Rosario Musumeci anche. Miranda ha giocato molto bene. Perché gioca bene in nazionale Candreva e non gioca bene qua all'Inter? Secondo me è anche una questione tattica. In nazionale fa l'esterno 3-5-2 a tutta fascia, diciamo. Qui all'Inter fa l'esterno offensivo, ragazzi. L'esterno offensivo, clamorosamente, deve fare nell'Inter quello che ha fatto Murillo oggi. Prendere palla, rientrare, calciare in porta, inventarsi un gol. Candreva oggi ho fatto veramente... Io non l'ho mai visto così imbarazzante. Cioè, per me, se è stato imbarazzante in tutti questi mesi, nella scorsa amichevole, oggi è stato disastroso, Mamma mia. Nagatomo, poi ragazzi, Max 21, in occasione del gol, Nagatomo non stava manco giocando male, secondo me. Stava facendo... Ha fatto pure dei bei recuperi, però in occasione del gol, ragazzi. Ma un terzino, ma si può opporre in quel modo, ragazzi? Sarà che io sono abituato a vedere... che quando entravano in contrasto i vari Matrix, Samuel, lasciavano là la faccia, si rompevano il naso, eccetera, eccetera. Mi vedo Nagatomo andare giù in quel modo a contrasto, mamma mia, ragazzi. Comunque, ripeto, nel secondo tempo l'Inter ha fatto vedere buone cose, ma perché ha fatto vedere buone cose? Perché è entrata gente con più qualità, ragazzi, semplicemente per questo. Luigi, ma l'Inter ha cambiato schema o ha usato sempre lo stesso? Henry ha usato sempre lo stesso, però ovviamente giocando con trequartista Brozovic nel primo tempo e ad esempio nel secondo ha giocato Jovetic quando è entrato anche Pinamonti, ovviamente si è stato ancora più offensivo, quindi da questo punto di vista. Luigi, abbiamo giocato meglio nel secondo tempo, dice Giovanni Coppolone, sono d'accordo, ma purtroppo la squadra titolare dovrebbe essere quella del primo, ecco, purtroppo è vero, purtroppo questo è vero. Assolutamente. Cosa hai pensato della coppia Skriniar Miranda? La difesa, ragazzi, Ivan, molto molto bene la difesa oggi, Ciao Jerry Nuri, ciao Matteo, cosa ne pensi di Murillo in attacco al posto di Candreva? Che fa meglio Murillo che non Candreva? È semplicemente questo, mamma mia, ragazzi. Ah, Borca Valero con tanta calma e tanta qualità nei passaggi, lui sì, Borca Valero sempre uno dei migliori in campo, è entrato nel secondo tempo, quando la manovra passa dei suoi piedi, molto molto bene, ragazzi, mi piace tantissimo. Jerry Nuri, ho detto, ho fatto barba e capello, perché qua a Milano non si può respirare, quindi a mali estremi, estremi rimedi. Grande partita di Gio Mario, sì, ha giocato bene. A me è piaciuto più in mezzo Gio Mario rispetto all'esterno, Purtroppo c'è ancora con Dogbia, mamma mia quanti errori con Dogbia in fase di appoggio, tantissimi ragazzi, tantissimi, ha dei piedi imbarazzanti, imbarazzanti veramente. Che ne pensi della partita di Gio Mario, Luigi? Diego, l'ho detto, Gio Mario per me ha giocato assolutamente meglio a centrocampo, da centrocampista, sull'esterno insomma è uno che fatica anche a trovare un po' la posizione in campo, però nel secondo molto molto bene. Luigi, secondo te chi sono le prime 6 dell'anno prossimo? Beh ragazzi, si sa comunque, Juve, Napoli, Roma, Milan, Inter, Lazio, secondo me queste si giocheranno il posto. Io ho visto un Gabigol molto voglioso, a qualità enormi, bisogna solo dargli fiducia. I Dubbers Brothers, verissimo, sono d'accordo con te. Allora, io dico una cosa, ragazzi, mi direte se siete d'accordo, Vedendo un Candreva così male, ma perché, cavolo, Gabigol non può avere una chance concreta di giocarsi le sue possibilità, almeno nelle amichevoli? Perché? Cosa ha di meno questo ragazzo rispetto a questo Candreva, A questo qua? A me questo Candreva fa rimpiangere Schelotto, ragazzi, è imbarazzante, io non so più come dirlo. E io non voglio andare contro i miei giocatori, ragazzi, ma io dico quello che vedo. Ma l'avete visto oggi? Sparava certi cross allucinanti. Ha fatto un passaggio all'indietro ad Handanovic, allucinante proprio, pressato da 3 giocatori Handanovic, in orizzontale. Cose che nelle scuole calcio, i pulcini, queste cose qua non te le imparo. La prima cosa ti dicono, mai passare in orizzontale quando sei pressato.
E ste cose che Andreva le sa o no? E le so io, cazzo. Mamma mia, ragazzi. E appunto, chiosa finale su Candreva, se mi vendi Perisic, e sono d'accordo a vendere Perisic, perché Perisic, se vuole andare via, ragazzi, io non trattengo nessuno a forza, nessuno, però Candreva, ragazzi, non può mai e poi mai fare il titolare dell'Inter, mai, perché l'anno prossimo, se giocheremo con Candreva titolare, ragazzi, la Champions League ce la guardiamo così, con gli occhiali, col binocolo, con tutto quello che volete, ma non ci andiamo, sicuro, Ma Schick non può giocare lì a destra, Marco Lisina, l'ho già detto, Marco, sarebbe adattato, vorrei un esterno vero. Gascoigne, sì, ciao Gigetto, ciao Gascoigne. Perisic a Manchester United da Mu, sì, assolutamente. Luigi, vai a giocare tu a sto punto, secondo me sei meglio te, Mario, ma sicuramente Mario Francese, caro mio, sicuro. Guardate ragazzi, Candreva oggi è stato veramente imbarazzante, E vedere un Gabigol così pimpante, che ha buone iniziative, quello che deve fare un esterno, prende palla, punta all'uomo, scarica, 1-2, prova a calciare, questo deve fare un esterno, ragazzi. Candreva non fa questo. Grande Luigi, forza Inter. Grazie Dario, sempre amala, sempre. Marcial all'Inter, magari Alessandro, magari, assolutamente. Borca e Joao sono fantastici insieme. Ragazzi, quando in campo metti gente che dà del tu al pallone, si vede. Nel secondo tempo l'Inter aveva molta più gente che dava del tu al pallone, di qualità. Nel primo invece no. Nel primo, ragazzi, avevamo D'Ambrosio, fase di costruzione imbarazzante. Kondogbia, fase di impostazione imbarazzante. Candreva, gli davi palla veramente allucinante. Ragazzi, così. Nel secondo è entrata gente di qualità, come dice Francesco Centemeri, è entrato Jovetic, che per me ha giocato molto bene, per me da 7,5, magari 7,5 è troppo, ma da 6,5-7 ha giocato Jovetic, perché Jovetic è un giocatore comunque che ha qualità. Poi io comunque lo venderei, ragazzi, perché per me Jovetic non ha tante partite buone nelle corde, gioca una partita buona e una no, quindi andrei sicuramente su un giocatore diverso, però l'Inter deve avere qualità. La prima cosa nell'Inter, ragazzi, deve essere la qualità. Basta che vediamo, ma si impegna, ma non insultare Nagatomo perché si impegna, ma non insultare Candreva perché si impegna, ma basta, onestamente, basta. Che siamo fatti una Caritas, dobbiamo avere i bravi ragazzi nella squadra, me ne fotto dei bravi ragazzi, cari miei. L'Inter deve saper giocare a calcio, punto. João Mario con la 10 fa pensare che sarà il titolare, a me non dispiacerebbe. Ecco, secondo me, ragazzi, se all'Inter non arrivasse un trequartista, Spalletti potrebbe puntare tanto su João Mario. Se gli insegna alcune cose, che come gliel'ha insegnata a Nainggolan, per me potrebbe anche venire davvero un ottimo giocatore, perché João Mario ha grandi potenzialità. Per te il migliore in campo? Il migliore in campo per me in assoluto, tra primo e secondo tempo, mi è piaciuto molto Miranda, mi è piaciuto anche Skriniar, mi è piaciuto tanto Jovetic, Gabigol, anche Pinamonti è entrato benissimo in partita, quindi ragazzi, questi per me sono stati i migliori, assolutamente. Ci vogliono due terzini, un centrocampista di qualità come Vidal, Gon, verissimo, verissimo, assolutamente, assolutamente. João Mario cross perfetti, Luis Inter, beh, a confronto di quelli di Candreva, mamma mia. Fedetab, Luigi Inter, Skriniar non ha sbagliato neanche un passaggio, Gabi, Mario Pinamonti, fantastici, sono d'accordo con te Fede, assolutamente, assolutamente. Peggiore in campo, ragazzi, Candreva. Non me ne voglia Candreva, io non mi voglio accanire contro Candreva, ragazzi, ma è imbarazzante, semplicemente questo, e lo sa anche lui, lo saprà benissimo anche lui. Non so se gli pesa la maglia, se gioca fuori ruolo, perché magari deve giocare qualche metro più indietro, ma di sicuro, ragazzi, Candreva titolare in questa Inter, questo Candreva qua non ci può stare. 220 spettatori, Luigi sempre di più. Grazie ragazzi, grazie, vi ringrazio di cuore uno ad uno.
Caro Luigi, Candreva, Nagatomo e Biabiani, li hai visti? Beh, ma anche loro, ma ormai ragazzi, quei giocatori là, ma si sa che sono scarsi. Io perché non me la prendo più con Nagatomo, non me la prendo più con Biabiani, non me la prendo più con Ranocchia? Perché questi giocatori qua si sa che sono scarsi, il campo non lo vedranno, ma non lo vedranno, ma è sicuro. Invece Candreva non sappiamo ancora se il campo lo vedrà o non lo vedrà. Luigi, hai visto il salvataggio di Naldo sul tiro di Pinamonti? Sì, assolutamente. E Naldo ha fatto una grande gara. Ciao Luigi, per tutto il mercato web Kondo è stato il migliore, ma non sono d'accordo assolutamente. Fisicamente lo vedo bene Kondo Bia, ma tecnicamente ragazzi sbaglia troppi appoggi. Io ho visto i primi tre appoggi sbagliati di chilometri in orizzontale, perché fin quando rischi in verticale, il passaggio verticale ragazzi è difficile da fare nel calcio, lo fa chi ha qualità. Ma se tu sbagli anche appoggi orizzontali, vuol dire che tecnicamente non sei un granché. Che ne pensi di Bernardeschi alla Juve? Peccato, ci eravamo vicini. Onestamente, non mi piace, ragazzi, Bernardeschi. Onestamente, a quella cifra prendo Mahrez, secondo me, perché è più forte, secondo me. Brozo non mi è piaciuto molto, ma Brozovic ormai, ragazzi, lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Ciao Luigi, sono sempre presente come al solito in ogni tua live. Grazie, Slide. Candreva vedrà le partite dell'Inter in TV, Rosario Scialabba. Me lo auguro perché Candreva non può circolare. Non può circolare. Luigi, ma secondo te Iniesta viene davvero Diego Congedo? Non credo. Onestamente, queste sono più bufale, ragazzi. Poi se viene, se viene, ovviamente sarei l'uomo più felice del mondo, ma. Ciao Luigi, ciao Giro, ragazzi, vi saluto tutti, Daniele, Veneziano, Dario, saluto tutti, ma siete tantissimi ragazzi, quindi se non leggo i vostri messaggi, Rosario Musumeci, saluto tutti voi ragazzi. Ciao Luigi, ho visto bene Gabigol e Jovetic, sì Francesco Colagrande, lo abbiamo appena detto, assolutamente, hanno giocato benissimo, nel secondo tempo è aumentata la qualità della squadra con gli innesti e si è visto più, diciamo, una squadra piacevole da questo punto di vista. Si vede che Spalletti comunque vuole lavorare con gente tecnica, ragazzi. Io ho visto la faccia di Spalletti nel primo tempo, era veramente, guardava Candreva, lo guardava schifato. Ciao Nicolò Garofalo, ciao. Secondo te Eder come ha giocato? Ma insomma, non si è visto tantissimo, FedeTab, non so onestamente quale sarà la formazione dell'Inter l'anno prossimo, ci sono tanti tasselli ancora da riempire. Non lo so ancora. Pinamonti giocherà secondo te Marco Lisena? Spero che se non giocherà Pinamonti verrà dato in prestito perché è un peccato non farlo giocare, ragazzi. Luigi, sto leggendo su Facebook molti tifosi interisti che dicono che Gabi ha giocato malissimo. Federico Baldini, non sono assolutamente d'accordo. L'etichetta del bidone, ma non è vero, ragazzi. E se Gabigol ha l'etichetta del bidone, Candreva, che etichetta deve avere, ragazzi? Da mesi non punta l'uomo, da mesi non fa un cross decente. Poi per carità, anch'io Gabi lo manderei in prestito, perché secondo me è meglio darlo in prestito, secondo me, perché ha bisogno di una squadra che gli dà fiducia tutte le partite, tutte quante, tutte. L'Inter ovviamente punterà su altri giocatori lì, e quindi è giusto darlo in prestito, per oggi non ha giocato male, ragazzi, ha qualità comunque questo ragazzo. Ciao Luigi, ti piacerebbe Kolarov? Ha dichiarato di voler andare via da Manchester City, sta andando alla Roma, Christian. Onestamente, Kolarov è un ex giocatore, ragazzi. Non mi piace, non mi piace più. Però, ovviamente, rispetto ai nostri terzini, probabilmente sarebbe un passo avanti, anzi, sicuramente. Ma ce l'hai con Candreva, Trent Sainsbury? E io ce l'ho con quello che vedo, ragazzi. Se io vedo che Candreva non mi piace, Candreva, no, non mi piace. Candreva fa cagare, ragazzi. Se non vi sta bene, pazienza. A me fa cagare, Candreva. Ve lo dico così. Che ne pensi di Skriniar? Ha giocato bene, ha giocato bene. Cerpar, ha giocato bene. Ma allora noi che dobbiamo dire del mercato fra Mario, tifoso del Napoli? Ma il Napoli comunque è tanti passi avanti all'Inter, ad oggi.
Brozovic ti è piaciuto? No, ragazzi, solito Brozovic inconcludente, che fa intravedere di avere pure potenzialità, ma si accende ad intermittenza. Assolutamente. Ciao Marco Matera, Candreva e Gagliardini peggiori, il Gaglia non riusciva a fare due passaggi di 2 metri, anche con Dogbia la stessa cosa. La mediana, per questo secondo me, ragazzi, Spalletti è voluto andare su Vesino, perché la nostra Condogbia, la nostra Condogbia, sì, vabbè, la nostra mediana tra Condogbia, Gagliardini, non è che ha tantissima qualità. Vesino non piacerà tanto ai tifosi, però è un giocatore che comunque sa fare i passaggi, ha qualità, eccetera, eccetera. Luigi, un consiglio di un attaccante per il fantacalcio? Non lo so, Charles, onestamente. Vediamo Belotti dove va. Ti do questo consiglio. Se resta al Toro, punta su Belotti. Mi saluti, Luigi. Ciao, Trent Sainsbury. Jovetic ha giocato bene, Francesco Mancini. Assolutamente, ha giocato molto bene. Lui quando, ragazzi, Jovetic, quando si tratta di giocare il pallone, lo sa fare. So che Jovetic è altalenante, non ci puoi puntare sopra, onestamente. Damiano Soresi, João Mario deve giocare in mediana. In mediana mi è piaciuto molto, 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 molto. Gagliardini pure sta deludendo ultimamente. Comunque si sta spegnendo, secondo me. Diego Congedo, ecco, è un po' così. Mi saluti, Luigi. Ciao, Saverio Matera, Biagio 21. Ciao, Biagio. Vesino e Keita arriveranno, secondo me sì. Ciao, Matteo Grassi. Ciao. Ciao Carmelo Masella, siete tantissimi ragazzi, 200 pure oggi. Ciao Matteo Grassi, davvero, mamma mia, tantissimi ragazzi, vi ringrazio di cuore. Luigi, ti è piaciuto Murillo? Oggi sì, oggi sì. Poi magari se arriva un'offerta per Murillo, comunque lo manderei via io e punterei su un difensore centrale forte, questo sicuro. Però oggi ha giocato bene ragazzi, ha fatto un gol della Madonna Murillo, che gli vogliamo dire? Ciao Marcello Abate, ciao. L'Inter ha dichiarato di voler tenere Gabigol, spero che la società gli dia più fiducia. Pippo Curvanor 69, speriamo, speriamo bene. Io dico, se Gabigol l'Inter ci punta, lo tiene. Se invece non lo deve far giocare, è giusto darlo in prestito, secondo me. Saluto anche CR7, il Fra 97, Menna Ali, saluto tutti voi. Secondo me servono degli attaccanti seri, Francesco Totti. È vero, assolutamente. Luigi, sei pugliese? Savio Matera, origini lucane, adesso vivo qui su a Milano. Marco Matera, ti ho salutato. Ciao. In un 4-3-3 con un centrocampo a 3, con chi giocheresti calcolando l'innesto di Vesino, The Dubbers Brothers? Allora, Vesino sicuro, Borca Valero sicuro e il terzo se la giocano Gagliardini e Condogbia. Forse Gagliardini comunque preferisco a Condogbia, non lo so, eh. Luigi, magari Candreva al Milan diventa un fenomeno, SB883, non lo so, ragazzi, ma magari da altre parti sicuramente Candreva potrà fare pure bene, ma io come esterno offensivo, sto parlando di esterno offensivo, io Candreva non lo farei mai giocare per quello che mi sta dimostrando nell'Inter. Nella Lazio è stato un altro Candreva, sicuramente in nazionale è un altro Candreva, nell'Inter Candreva non mi piace, e lo dico, cioè, ve lo dico così, ragazzi, almeno prova a saltare l'uomo, vero. Obiettivo quest'anno, Savio Matera, deve essere quello di tornare in Champions, ma con questa squadra qua, secondo me, non ci va in Champions. Servono ancora tanti giocatori, ragazzi, assolutamente. Giochiamo ancora, comunque c'è D'Ambrosio titolare, Condogbia titolare che secondo me non può giocare titolare Condogbia. Candreva ad oggi è titolare e non può fare il titolare, c'è il trequartista che manca, manca un centrale forte, manca tanto ragazzi, manca tantissimo onestamente. Sì, Marco Lisina, se Candreva fosse stata una grande squadra la Juve non l'avrebbe mai ceduto. Candreva giocava in una Juve. Comunque in quegli anni là, me la ricordo, la Juve bruciavano i seggiolini, quindi insomma è stata una Juve che ha cambiato anche tanti giocatori. L'Inter, Candreva della Lazio era forte ragazzi, ma onestamente qui all'Inter sembra proprio impaurito, prende palla, sembra che trema con la palla tra i piedi, è finta, destra, sinistra, e crossa malissimo. E ragazzi, gli esterni così nel calcio di oggi non ci servono.
Luigi, so che concorderai, servono in primis due terzini forti, un'ala destra e sinistra se esce Perisic, poi centrale e trequartista. Perfettamente d'accordo, Francesco, assolutamente. Dalbert arriva, top player 11, secondo me sì, alla fine arriverà, è questione comunque di tempo, ragazzi. Luigi, hai sentito che vogliono comprare Lucas Lima, Henry Asa? Io per correttezza, Henry, su Lucas Lima mi sono espresso prima, perché poi sembra, ragazzi, che io ogni cosa che fa l'Inter la critico. Lucas Lima, ragazzi, a me non piace. Perché non piace? Sembra una banalità, ma un 27enne che gioca ancora in Brasile non vi puzza un po'? Per carità, è un giocatore tecnico, è vero, è verissimo, lo prenderesti a zero, può essere anche un buonissimo acquisto. Però, ragazzi, l'Inter per fare davvero il salto di qualità ha bisogno di altro. Vidal è un sogno, è difficilissimo, però fin quando si può per Vidal, provaci. Poi, se il Bayern non te lo dà, pazienza. Però quelli sono i giocatori che ti fanno svoltare. Uè, Luigi, ciao Deni. Darmian, ho sentito anche di Darmian, Lorenzo. È meglio di D'Ambrosio, secondo me, anche se non è un grandissimissimo terzino, però meglio di D'Ambrosio, secondo me. Ti è piaciuto il gol di Candreva nel derby, Savio Matera? Sì, per quello Candreva a volte deve capire che non si deve allargare sempre troppo sull'esterno, deve venire anche più in mezzo al campo, però ragazzi lui è un esterno vecchio stampo, quindi sarà sempre portato a giocare più sulla fascia. Ma c'è stato un rigore Bruno Hirostar, c'era un rigore netto su Gabigol, sull'1-1 non ce l'hanno dato. Ti piace Issa Diop? Ciao, ciao, ciao Gianni. Issa Diop è un gran bel centrale, molto giovane, molto forte fisicamente, però andrei più su uno un po' più esperto, ragazzi, perché comunque quello giovane è Skriniar, vorrei adesso una garanzia. Come ti sembrano le nuove maglie, Luis Inter? Molto belle. All'inizio mi avevano fatto una brutta impressione, onestamente, però vedendole sono molto belle. Comunque un 1-1 con lo Schalke non è male, calcolando che l'Inter ancora non prende i giocatori, vero Gascoigne? Assolutamente, è un passo avanti rispetto a Norimberga e compagnia, sicuro. Luigi, secondo te Lotirchi accetterà l'offerta di 20 più bonus per Keita? Non lo so, perché ragazzi, Lotito da questo punto di vista è un rompipalle, si andrà secondo me un po' più per le lunghe. Peccato che João Mario non vede tanto la porta, quindi meglio mediana. È vero, Fedetab. Sicuramente se l'Inter ci deve puntare trequartista su João Mario, Spalletti lo deve inculcare di alcune cose. Max R, ciao Luigi Inter, per favore rispondi. Milan, secondo te va in Champions? Ad oggi con questa squadra qua ci va in Champions, sicuro. Se prende poi Belotti, ancora di più. Chi prenderesti in difesa? Il mio sogno, ragazzi, è Manolas tra i giocatori rimasti, però è molto difficile, ovviamente. A Blind Not, come ho già detto, Gabigol molto bene, uno dei migliori in campo. Qual è il tuo esterno dei sogni, Mario Franzese? Io già te l'avevo detto, se non ti ricordi, se non ti ricordi. A destra avrei preso Salah, perché io impazzisco per Salah e sono sicuro che anche Spalletti gli sarebbe piaciuto molto. E a sinistra Insigne mi piacerebbe tantissimo. Ma se l'Inter prendesse Vidal, come reagiresti? Molto bene. Non me ne frega niente, ragazzi, che è Juventino. Devi scendere anche a compromessi. Guardate il Milan che prende Bonucci. Bonucci all'Inter non sarebbe servito, al netto che Juventino e né interisti, Bonucci sta sulle palle. Certo, è certo. Quindi Vidal, lo stesso discorso, io lo prenderei tutta la vita. Non avevi detto Mahrez? Sì, Trent Sainsbury. Tra quelli rimasti, Mahrez, avrei preso, dipendesse da me, Salah, che ovviamente la Roma magari non ti dava. Se a Vidal arriva un'offerta di 65 milioni, arriva Pippo Curvanor 69. Vediamo. Io a quanto ne so il Bayern non te lo vuole dare comunque. Sarà vecchio, ma quanto potrebbe essere utile un Iniesta? Beh, Iniesta utile hai detto anche poco, Iniesta è il calcio, quindi... È sempre Iniesta, è il maestro del calcio, ragazzi. Non si può mai rifiutare Iniesta. Ciao Mattia Fant, ciao, ciao Luigi, ciao Levi. Siete tantissimi, ragazzi. Vi ringrazio tutti. 200 spettatori, mamma mia, siete strepitosi. Come ti sembrano Keita, Vecino e Dalbert? Sono rinforzi sufficienti, Alessandro Campagna?
Sufficienti ancora no per una grande Inter, però è già qualcosa, è già qualcosa. Magari arrivassero subito. Per un Inter da Champions non sono sufficienti. Però, Luigi, chi prenderesti nell'Inter e chi manderesti rispettando comunque i budget? Te, Marco Matera, qui mi dilungherei troppo, quindi non te lo posso dire così su due piedi, ma farei tante cose comunque, voglia. Ciao, mi saluti. Ciao Giuseppe Centola, ciao. Manolas è ancora sul mercato, Dario Inter? Credo proprio di no, credo proprio di no. Forza Inter, sempre forza Inter. D'Alberto, vedo già il nuovo Dodò. No, Marco Lisena, te lo dico io, fisicamente più prestante. La fase difensiva la sa già fare di più perché il Nizza, ragazzi, l'anno scorso, migliore difesa della Liga 1. Quindi vuol dire che comunque D'Albert ha dato il suo contributo in difesa, eh? Luigi, non conosco Bankovic, te lo conosci? Perché, sì, lo conosco un po', troppo giovane, difensore comunque croato, sarebbe troppo una... Ragazzi, andrei su difensori più pronti, assolutamente. Luigi, oltre all'Inter c'è qualche squadra per cui simpatizzi anche categorie inferiori? Italiane nessuno, ragazzi, nessuno. Posso poi sportivamente apprezzare alcune squadre, il Napoli tipo a me piace tantissimo come gioca, però ci sono anche altre squadre straniere che faccio il tifo, tra virgolette. In Germania seguo sempre il Bayern, in Spagna seguo sempre il Barça, però... Per Di Maria ormai non se ne parla più, per il momento ragazzi no, per il momento ormai no. Ti va bene Giaccherini? No, Mario, onestamente. So a giocare con Candreva. D'Albert è stato nominato miglior terzino in Liga 1, vero Trent Sainsbury? Assolutamente, per questo ragazzi. Luigi, ma per Vesino è fatta, mi saluti. Ciao Giuseppe Pandiscia. Sì, è fatta, sì. Si aspetterà solo il pagamento dell'Inter della prima tranche di clausola rescissoria. Che ne dici di un Inigo Martinez accanto a Miranda? Che sarebbe tanta tanta roba, mastro della compravendita. Forte, molto forte, bravo con i piedi, molto molto bravo, veramente. Hai visto il derby di Manchester? Sì, Trent Sainsbury, grande partita dello United di Mourinho, bravissimo. Spalletti top player, sì, è il nostro top player Spalletti, sono d'accordo. Ragazzi, rimanendo quindi sulla partita. Adesso faccio un sondaggio io a voi. Mi fate un nome del migliore in campo e un nome del peggiore. Scrivete il migliore e peggiore. Così vediamo un po' come la pensate anche voi, perché a me spesso mi dicono: ma sei tu che ti accanisci contro Tizio, Caio e Semproni. Quindi fatemi i vostri nomi, ragazzi. Un nome migliore e un nome peggiore in campo della partita di oggi, secondo voi? Ciao Riccardo Bruno. João Mario Nagatomo, quindi João Mario migliore in campo, Nagatomo peggiore. Migliore Borja Valero, il migliore in campo João Mario. Non posso, non ho visto la partita. Migliore Pinamonti, peggiore Nagatomo, João Mario Nagatomo, peggiore in campo Nagatomo. Sì, Nagatomo ragazzi ha fatto un erroraccio veramente bruttissimo. Cioè, vedere un terzino che va in terra così facilmente, non è che ha fatto tutta sta grande finta Caligiuri, è andato in terra Nagatomo come se stesse andando a raccogliere funghi, cioè, non lo so. Migliore Brozovic, Levi, ma non sono d'accordo, onestamente. Miranda, anche secondo me Miranda ha fatto una grande partita dei Dubbers Brothers. Muriglio, benissimo per il gol. Peggiore, Candreva e Nagatomo, secondo me. Perisic ci ha fatto vedere qualcosa nel primo tempo, ragazzi, sì. Candreva Nagatomo. João Mario e Miranda i migliori. Sì, sono d'accordo Marco Policante, assolutamente. Anche Skriniar ha fatto una bella partita, eh? Nessuno sa segnare loro un tiro per la porta, finta e sta affilata. Vero Marco Lisina, questo è uno dei problemi dell'Inter, che ha poca gente che segna, che ha il gol tra le corde, per questo Keita l'Inter lo deve prendere, ragazzi. Keita va preso, anche più di Schick, secondo me. Secondo te l'Inter prenderà un terzino destro? Se sì, quale? Zinex. Io prenderei Aurier, Serge Aurier, del Paris Saint-Germain, anche se stanno dicendo che probabilmente va allo United da Mourinho, quindi non lo so. Ragazzi, cosa ne pensi di Matic del Chelsea, che è un grande giocatore, un top player?
diciamo l'Inter adesso servirebbe il trequartista, ragazzi. Preferisci Mahrez a Di Maria? Io no, beh, Fede Tab, Di Maria è di un livello superiore, però praticamente se non puoi prendere Di Maria, meglio di Mahrez non ne vedo oggi, eh. Sì, Sainsbury, assolutamente. Skriniar oggi mi è piaciuto tanto. Borja Valero gioca con una calma olimpica. Marco Policante, verissimo. A me, ragazzi, di Borja Valero mi piace questo proprio, che gioca con una calma, una tranquillità, sa sempre cosa fare del pallone, un giocatore esperto, tecnico. Tanta roba, tanta roba. Chi prenderesti come trequartista, Trent Sainsbury? Io prenderei Vidal se si può, ma non penso si può. Se non si può, alternativa a Vidal, Milinkovic-Savic. Non lo so, ragazzi, non lo so, c'è da vedere se te li danno. Lucas Lima ti piace come trequartista? Io metterei João Mario. Sono d'accordo con te, Gabriel. Piuttosto che prendere Lucas Lima, darei fiducia a João Mario. Borja Valero è un grande regista, assolutamente, assolutamente grande regista Borja, lo può fare, non è proprio nelle sue corde, proprio il regista, però lo può fare, lo sta facendo benissimo, quindi con Dogbia al primo tocco l'hai visto, mamma mia, al primo, al secondo, al terzo, tutti sparati, 10 metri, 50 metri più storti. Io vado, ciao Luigi, ciao Fede Tab, oggi fai video? Beh no Fede, sto facendo la live, quindi... Sera Luigi, ciao Andri Inter, senza un attaccante davanti che sta come al palo ad aspettare il pallone si gioca meglio, c'è più pressing con il derby in avanti, Gabriel e Jovetic, si è visto davvero un bel gioco. Beh ragazzi, si sa che se giochi con giocatori che fanno movimento dai meno punti di riferimento e il gioco è più piacevole, assolutamente. Conosci Nabil Fekir? Certo, Sainsbury, ha avuto un gravissimo infortunio Fekir, ma era tantissima roba, tantissima roba. Chic, come lo vedi, The Regen? Chic, se l'Inter ci punta, bene, lo deve prendere perché Chic potenzialmente è un fenomeno, ragazzi, è fortissimo, fortissimo. Però se l'Inter lo fa fare solo il vice Icardi, allora no. Ma sono l'unico a cui non piace Martial, Francesco Totti. Beh, Martial, ragazzi, comunque è sopravvalutato, per carità. Però sarebbe tanta roba nell'Inter. Io sono il primo a riconoscere che Martial è sopravvalutato, soprattutto per la cifra che è stato pagato. Però nell'Inter un esterno come Martial farebbe la differenza, ragazzi, perché atleticamente è forte, fa tanti gol. Mahrez può arrivare, Mattia Fant, non credo, è un obiettivo concreto della Roma. Luigi, cosa ne pensi di Matuidi all'Inter con Schick e Keita dietro Icardi? Matuidi, se non riesce a prendere quei giocatori di inserimento, tanta roba pure lui. Però non lo so, eh. Candreva non se ne può più, basta, Elia Mezzaro, sono d'accordo con te, basta Candreva. Oggi in fase offensiva non mi siamo piaciuti, Giovanni Grassi, vero, soprattutto nel primo tempo, nel secondo con più qualità in campo si è vista comunque un Inter più piacevole, secondo me. Io vado, ciao, ciao Mattia Fant, ma la pista chic sembra essersi raffreddata, Francesco Colagrande. Praticamente, ragazzi, comunque per Schick si aspetteranno 30 giorni perché deve fare altre visite mediche. Altre visite mediche, ovviamente, ragazzi, se ha un problema cardiaco, l'Inter ci deve vedere bene, non è che prendiamo un pacco. Ti piacerebbe Payet trequartista? Payet è fortissimo, tanta roba, eh. Non è quelle caratteristiche che servono all'Inter di inserimento, però è comunque tanta roba, Payet. Nagatomo ha rinnovato, purtroppo, una delle disgrazie di Ausilio, purtroppo. Ha giocato Eder, sì, Trent, ma si è visto male, si è visto poco. Perisic era sfavatissimo, mandava a quel paese tutti, Sergio Fox, purtroppo abbiamo capito Perisic ormai, qui all'Inter non ci vuole stare, ragazzi. Non ci vuole stare, si vede, quindi io lo manderei via. Però va sostituito a dovere Perisic e non può giocare Candreva a destra, sicuramente. Dovesse arrivare un altro centrale, Muriglio, Skriniar titolare. Io mi auguro arrivi un altro centrale perché così non mi piace. Non mi piace assolutamente. Però tra i due forse Skriniar, ragazzi. Non lo so, comunque l'hai comprato adesso, gli diamo fiducia. A me non convince al 100%, anche se oggi ha fatto bene. Dovresti fare la guerra d'ausilio per il bene dell'Inter, Marco Lisena. L'ho già fatta tantissimo.
Ciao Luigi, ciao Ari Seldon, il grandissimo Ari Seldon, ragazzi. Secondo tempo nettamente meglio del primo, sono d'accordo, mi è piaciuto tantissimo Gio Mario, saluti, saluti a te. Come ho detto ragazzi, sono d'accordo con Ari Seldon, nel secondo tempo è entrata più qualità in squadra, con i cambi che ha fatto Spalletti, perché giustamente, oltre li deve far giocare tutti, ma si sarà rotto pure le palle di vedere quei Fabbri là, abbiamo aggiunto qualità e assolutamente la manovra è stata più piacevole. Molto più piacevole, l'Inter è stata molto molto meglio nel secondo tempo. Se ci lasciamo scappare Keita, come reagiresti? Malissimo, malissimo, malissimissimissimo. Mi va bene, ha messo Rodriguez, non può arrivare, Di Maria è impossibile, i top player sono impossibili, ma Keita, Balde deve venire all'Inter, se non viene all'Inter, Keita, Balde, io mi incazzo, e poi non voglio sentire nessuno, Luigi calma, c'è tempo, eccetera, eccetera, a meno che prendiamo Martial al suo posto. Oggi ho pensato, Luigi, perché non provare in una di queste amichevoli che andrebbe a trequartista, Carlo De Lorenzi? Sarebbe un esperimento, di sicuro Candreva esterno, offensivo non si può più vedere, di sicuro, eh? Trequartista, magari lui ha iniziato pure la carriera a centrocampo, ragazzi, lo potresti pure recuperare in qualche modo, però esterno non lo faccio più giocare, assolutamente. Ciao Luigi, ma ci permettiamo di far giocare ancora Cacatomo, Candreva, va, lo dice a me Luca Zaccaria, fosse per me li avrei mandati a cagare, ma da mo'. Vesino trequartista, che ne pensi Luigi? Gabriele Agosta, no, trequartista secondo me no, giocherà nei due davanti alla difesa. Che ne pensi di Jovetic? Ragazzi, oggi Jovetic ha giocato bene, però io non ci punterei perché ha dimostrato di essere inaffidabile comunque, umanamente e professionalmente, diciamo così. Ti piace Keita dell'Ipsia? Sì, Dario Inter, però costa tantissimo. Il Liverpool ha offerto 70 milioni di euro per Naby Keita. Scusate ragazzi, bevo un po', eh. Siete tantissimi. Pausa acqua. Ti piace Gonzalo Rodriguez come centrale? No, non mi convince come titolare, però sarebbe una buona riserva. Candreva non azzecca un passaggio, vero? Tra meglio di Candreva, Andri Inter. Cosa ne pensi di Dembélé del Borussia? Fortissimo, molto forte. Era un po' troppo egoista. Lui è un po' troppo egoista, però tecnicamente è veramente fortissimo. Atleticamente corre tanto. L'Inter, ragazzi, un giocatore, non dico quello perché non te lo daranno mai, probabilmente. Però l'Inter deve avere comunque un esterno più forte. Pausa acqua sempre consentita, Luca Nerazzurro. Ciao carissimo Luca Nerazzurro, ciao. Mi saluti, ciao Mohamed Ali, ciao. Nome impegnativo il tuo, eh. Ciao Luigi, secondo me Gagliardini non è da Inter. Beh, Fabio Fani, per quello che sta dimostrando, Gagliardini a me sta deludendo. I primi mesi di Gagliardini mi sono piaciuti tantissimo, tantissimissimissimo. Poi è andato incalando, ragazzi. C'è da capire se è andato incalando perché è calata la squadra, perché l'Inter ha perso fisionomia, ha perso tutto, anche lui ha avuto un calo. C'è da capire questo, ragazzi. Ciao, saluto dal Belgio. Ciao Steve, ciao. Ti piace l'attacco con Schick, Icardi e Keita? Preferisco un altro esterno, ragazzi. Un chic esterno non ce lo vedo, non ce lo vedo onestamente. Vesino, considerando il nostro centrocampo attuale, è un buon acquisto secondo te? Certo, è un buon acquisto, non ti fa svoltare, non ti fa fare il salto di qualità, ma è un buon acquisto, è funzionale al gioco che vuole il mister, questo sicuramente. Luigi, conosci Rafael Guerreiro, 23 anni, è fortissimo, certo, è terzino portoghese del Borussia Dortmund, che non ti darà mai, ovviamente, però forte, forte. Se la squadra è scarsa, anche Messi diventa scarso, questo è anche vero, infatti su Gagliardini, comunque ragazzi, è arrivato da poco, ci voglio vedere meglio. Gagliardini ultimamente mi ha molto deluso, ve lo ripeto, però voglio aspettare un po' più di tempo per giudicarlo meglio. Ad oggi l'Inter ha preso Vesino, secondo me è un indizio anche in quest'ottica. Spalletti vorrà giocare con Vesino titolare e Borja Valero, secondo me. Bernardeschi alla Juve, com'è Filippo? Non mi piace Bernardeschi, non mi piace.
era quando già era in orbita Inter, eh? Non mi piace, non mi piace, per me 40 milioni non li vale, non li va. Che non ti darà mai parti già battuto Mario Franzese. Andare a prendere giocatori dal Dortmund non è facile, ragazzi. Ciao grande Luigi, ciao Mohamed Ali. Ma Medel dovrebbe andare via, ragazzi. Luigi, cosa ne pensi di Krikoviak? Menna lì che è un ottimo giocatore, recupera palloni forte fisicamente, però ragazzi non è un profilo che serve all'Inter. All'Inter adesso non c'è bisogno di un recupera palloni, l'Inter ha bisogno di aggiungere qualità alla squadra. Ciao carissimo da Chris, appena finito il video in francese, benissimo, Borca, con due piedi, buonissimo. Ciao Chris, sono d'accordo con te, assolutamente. João Mario a centrocampo oggi mi è piaciuto tantissimo, ragazzi, tanto tanto. Ecco Marco Policante, è vero questa cosa. Io João Mario tante volte me lo dimentico anche, però l'Inter ha João Mario che ha fatto una grande gara e ha tre, Vecino davanti alla difesa. Borca Valera, João Mario non è un brutto centrocampo, assolutamente. Esatto, Mario Franzese. Il Borussia ha perso Lewandowski a zero proprio perché non voleva trattare con gli altri. Ha detto piuttosto ti lascio a zero, ma intanto tu, fin quando sei mio tesserato, comando io. E a me sta cosa mi piace tantissimo. A me piace tantissimo sta cosa. Le grandi società si devono far rispettare, ragazzi. Orie terzino destro lo prenderesti, Francesco Centemeri? Assolutamente sì. È una testa calda, una testa di cazzo. Ditemi tutto quello che volete, però preferisco una testa di cazzo come Orie che un terzino destro come Nagatomo, D'Ambrosio, tutta la vita, ragazzi. Ci vuole Iniesta, compà, Mario Inter. Beh, a Iniesta non si dice mai di no, ragazzi. Se si può prendere, magari, ma onestamente ci credo poco, eh. Versalico, idea concreta per la fascia destra, Vincenzo Russo. Ho sentito anche questa cosa su Versalico. Sarebbe un buonissimo terzino. Ma ad Albert arriva, sì, Stippi, secondo me sì. Questione di tempo. Prenderesti Piszczek? Ragazzi, Piszczek è un po' sparito nei radar, diciamo, delle grandi squadre. Non lo prenderei più. Sarebbe sicuramente meglio i nostri terzini, ci mancherebbe, però. Che lavoro fai, Andrea Perreca? Lavoro come stagista in una redazione. Luigi, che dialetto hai? Luca Zaccaria. Dialetto sono di origini lucane, quindi più vicino al pugliese, lucano, campano, diciamo così. Prenderesti Konoplyanka? Konoplyanka, tanta roba, Konoplyanka, assolutamente, tecnicamente è molto forte. Però non so, ragazzi, se si può prendere qualcosa di meglio, oppure meglio di Candreva, eh? Meglio di Candreva, Konoplyanka, ci mancherebbe. Skriniar non mi è dispiaciuto oggi, verissimo, verissimo. Tommy ha giocato molto bene. Skriniar, molto, molto bene. Darmian, secondo me, è un'ottima alternativa. Sì, preferirei Orie. Darmian lo considero comunque un passo avanti rispetto a D'Ambrosio, sicuramente. Luigi, un parere su Clichy che è andato in Turchia. Visto che era svincolato, ci avresti fatto un pensierino? Un pensierino sì, più di un pensierino no, onestamente. Se si può prendere altro, meglio. Però Clichy comunque a zero, insomma, è un buon acquisto. È Douglas Costa, Vlad Tepes fortissimo. Douglas Costa fortissimo. Io ho un debole per Douglas Costa. Troppo forte, la Juve ha fatto un grande acquisto. Skriniar e Mancino, Trent Sainsbury, usa bene tutti e due i piedi. Tutti e due i piedi. Mi delude un po' di Kondogbia, sperava ad un miglioramento. Gabriel Agosta, io purtroppo, ragazzi, come dico nei miei video, ma io non lo dico perché voglio sparare sulla mia squadra. Io vi racconto la mia realtà. Nella mia realtà, che non è la verità assoluta, ma è una realtà che vi racconta che Kondogbia, D'Ambrosio, Nagatomo, insomma, Ranocchia, Murillo, stesso che oggi ha fatto un grandissimo gol, tanto di cappello a lui, però questi giocatori qua con Dobbia non possono fare i titolari in una squadra che ambisce alla Champions League, secondo me, per quello che hanno dimostrato oggi. Comunque oggi ho visto una buona Inter, Dragonerazzurro, sicuramente molto meglio rispetto alle altre partite, ragazzi, molto meglio.
Io voglio Ibracadabra, Pippo, Curva Nord 69. Magari. Un vice Icardi lo prenderesti, Davide Baldos. C'è da vedere la società come la pensa, ragazzi. Se ci punta su Icardi ciecamente, e io ciecamente su Icardi non ci punterei. Se la società ci punta ciecamente su Icardi, non ha senso prendere un vice Icardi. Comunque dovrebbe arrivare pure Schick, quindi... Io preferisco la Porta a Skriniar, Filippo. Però la Porta gli devi pagare la clausola di 50-60 milioni. È tanta roba, Credo che alla fine Sabatini costruirà una buona Inter. I giornalisti hanno creato una situazione assurda attorno alla Inter, sui tifosi, nomi inventati e prese per il culo. Speriamo Gennaro Accardi. Io mi fido ciecamente di Sabatini. Sabatini e Spalletti per me sono le uniche, diciamo, salvezze dell'Inter, rappresentate dalle due persone. Io mi fido ciecamente di loro. Barcellona vuole Condogbia, secondo me se va lì giocherà da Dio. E chi lo sa, ragazzi, fatto sta che all'Inter non lo vorrei più. Poi se va da un'altra parte e gioca bene, buon per lui, ragazzi. Lo stessa cosa che Candreva, per carità. Però, per quello che mi stanno dimostrando, io non li farei giocare titolari nell'Inter, ragazzi. Secondo me ti sbagli, Schick può fare l'esterno. Riccardo Puglisi, Schick può fare l'esterno, perché ha tutto per fare l'esterno. È agile, nonostante alto 1,92, è molto agile, è tecnico. Però, ragazzi, prendere comunque una punta e adattarlo largo, per me è un peccato, onestamente. Di Maria al posto di Candreva, porco mondo. Magari, Leonardo Bottini. Ma mi accontento anche meno di Di Maria, Mares, giocatori del genere. Che modulo ti piacerebbe all'Inter, Andrea Parrica? Io sono per il 4-3-3. Per come vedi il calcio, mi piace il controllo del gioco, il centrocampo a 3, però Spalletti vuole giocare 4-2-3-1. Schick è 1,86 se non sbaglio. No, Max, 1,92, bello alto Schick. Ma cosa mi dici di Lucas Lima? Ti piace Sergio Fox? Caro mio, su Lucas Lima, per essere corretto, perché poi sembra che ogni cosa che fa l'Inter non mi piace, ne ho parlato già live scorse su Lucas Lima. Ragazzi, un 27enne brasiliano che gioca ancora in Brasile, non vi puzza un po', onestamente? Io lo seguo Lucas Lima. Due anni fa sembrava un crack proprio mondiale del calcio brasiliano, però poi si è perso, è rimasto là, ragazzi. Le varie big che l'hanno sondato alla fine hanno preferito lasciarlo lì. Io non vorrei prendere Lucas Lima e avere un altro equivoco alla Gabigol, poi, onestamente. Schick è 1,86, se è 1,86, allora ragazzi, 1,86, io sapevo 1,92. Ma con Dogbia com'era al Monaco? Io non seguo il campionato francese. Campionato francese, ragazzi, c'è meno tattica, forse per questo con Dogbia, diciamo, è venuto fuori. Luigi, da sportivo, ti piace la squadra che sta facendo il Milan? Da sportivo, ragazzi, non posso non riconoscere che il Milan sta facendo un grande mercato, assolutamente. Io come terzini prenderei Alaba, Sergi Roberto, Hector Bellerin. Obiettivi fuori portata, Menna Ali. Magari, pure io li prenderei, ma chiunque di noi li prenderebbe, assolutamente. Però non te li danno le proprie squadre. Luigi, ma preferisci Schick adattato o Candreva a destra? Schick adattato, tutta la vita, assolutamente. Iemmello no, Mario. Mario, tu ne sai qualcosa di Iemmello, è vero. Sì, il Milan per il mercato con i pagherò, questo è anche vero. Dovrà rientrare il Milan nella perdita, ragazzi, nei prossimi anni. Sicuro meglio D'Albert di Mario Rui. Questo sì, assolutamente. Io starei tranquillo con Spalletti, possiamo solo che migliorare. Max 21, verissimo. Però mi auguro anche che danno del materiale a Spalletti per poter vedere concretamente la sua idea di gioco, perché nel secondo tempo è entrata gente che magari non starà più nell'Inter, Jovetic, Gabigol, però erano tecnici, a lui piacciono i giocatori così e si è vista già un'Inter più bella. Un saluto dal Canada, ciao Postki 13, ciao, un saluto a tutta Canada. Jason Bourne, ciao caro Murillo, nuovo top player, uomo gol, Candreva fenomeno al contrario, vero. Cosa ne pensi di Zielinski del Napoli, che è fortissimo, forte. Muriglio quando fa gol li fa brutti, vero? Mamma mia, la rovesciata, il tiro a giro, mamma mia.
Io quando penso a Vecino penso alla doppietta che ci fece, anche. Ma contro noi ragazzi fanno doppiette cani e porci. Abbiamo fatto fare la doppietta a De Celi, ragazzi. Lasciamo stare. Ciao bello, ciao buon vizio, caro. Chic spero arrivi, più che altro perché faccio il crack e mette in discussione Icardi. Quando un giocatore è fiato sul collo vedi come corre. Se non corre va via perché è scontento. Verissimo, Icardi ha bisogno di un po' di sana rivalità, perché ragazzi, Icardi per l'Inter è Dio sceso in terra. Tu che sei Dio sceso in terra non lo devi dimostrare avendo rivalità, devi meritarti il campo. Se c'è un altro che merita di giocare, tu non devi giocare, gioca l'altro. Se meriti tu, giochi tu. Però questa situazione Chic potrebbe far comodo all'Inter da questo punto di vista. Bravo, Bombizio. Ufficiale Ranocchi a raccogliere i pomodori, magari Mario, mamma mia, ma manco a raccogliere i pomodori, secondo me è bravo. Luigi, speriamo veramente che Jovetic vada via. Oggi ha giocato una mezz'ora svogliata e senza toccare un pallone. No, Tommy, ha fatto vedere alcune cose buone, secondo me, però non ci punterei sopra, questo sicuro. Spero di vedere un attacco che segni molto perché ci è sempre mancato quello, Francesco Totti. Hai ragionissimo. Sabatini l'ha fatto capire, ragazzi, servono tanti gol nelle corde. Assolutamente. Non è stato venduto Ranocchia, purtroppo no, Daniele, purtroppo no. Io Ranocchia, fin quando non l'annunciano ufficialmente a una squadra, che lo devo vedere fare le cazzate con quella maglia là. Non ci credo che va via, perché purtroppo è così, lui rifiuta tutto. Murillo ha rischiato la doppietta, vero Pippo? Murillo quando inizia, anche in un'altra amichevole aveva fatto due gol, nell'amichevole di gennaio dell'anno scorso. Quando inizia a sbloccarsi poi, diciamo, si lascia trascinare. All'Atalanta avete fatto sette gol, eh sì, però tolti quelli, abbiamo fatto sette gol all'Atalanta, cinque gol al Cagliari. Poi è finita la giostra. Berni ci ha fatto fare il salto di qualità, infatti. Noi abbiamo preso giocatori gol da Mazzitelli e Lazzar da centrocampo. È vero, vero Mario, però l'Inter a far gol a Scarponi è la numero uno. Serve il difensore Antonello Di Bartolomeo, sì. Serve il difensore, serve il trequartista. Serve l'esterno destro, serve l'esterno sinistro. Cosa ne pensi di Unas? Ti prego, rispondi, ci tengo al tuo parere, Riccardo Bruno. Unas è un giocatore che sta iniziando molto bene col Napoli. Io penso che il Napoli, questi giocatori tecnici come Mertens, Insigne, Unas stesso, che magari non lo conoscono tante persone, questi giocatori qua sotto la guida di Sarri possono fare davvero ottime cose, quindi per me è un profilo interessante questo ragazzo, perché è tecnico, è rapido. Ranocchi ha quasi 30 anni, mi ero fermato a 24. Vorrei che Gabigol giocasse più spesso, un abbraccio Luigi, un abbraccio a te Dragonera Azzurro, vedendo Candreva così, assolutamente fai giocare Gabigol, e fai giocare Gabigol. Hai visto che gol ha fatto il Dino Jonathan? Sì, Francesco Mancini, serpentina. Mi faceva cagare Jonathan, per tante ragioni, però ha fatto un gran gol. Come vice Icardi prenderesti Paoletti? No, no, guarda, no, assolutamente no. Sì, assolutamente, sono d'accordo con te, Mario Franzese. Sto seguendo la tua diretta da una mezz'oretta se non di più, Trent Sainsbury, e ti ringrazio. Luigi, per me dovete prendere assolutamente Nainggolan, Daniele Forenza, è quello che ti cambia la faccia, è quello che ti cambia la faccia, però non si può, a quanto ne so io, perché sta rinnovando con la Roma, anche se questo annuncio tarda ad arrivare, ragazzi. Quindi ci speriamo, speriamo fino alla fine però. Pinamonti, tanta roba, ragazzi. Sergio Fox, verissimo. Grande Pinamonti, grandissimo, davvero. Entra sempre bene in partita, gioca con una maturità. Quel ragazzino che sembra un giocatore fatto e finito. Bravo Pinamonti, e lo dico da tanto tempo. L'Inter ha bisogno di personalità nella dirigenza, certo, Pula Official, certo, in dirigenza e in campo, da tutte e due le parti.
Domanda, chi compra la Nokia Hakatombi, Abiany, D'Ambrosio, Candreva? Nessuno, Rosario Scialaba. Perché nessuno? Facciamoci due domande. Luigi, sono appena entrato, quindi scusa per la domanda, ma forse ne hai già parlato. Che ne pensi di Bernardeschi e la Juve, le voci che la vogliono su Kroos? Kroos non si muove dal Real. Ogni anno si dice che Kroos va via, ragazzi, non si muove. Bernardeschi a me non piace, ragazzi. Gusti miei personali, a 40 milioni, fossi stato a Juve avrei preso Mahrez, onestamente. A me Bernardeschi non mi convince, ma lo dicevo già quando era in orbita Inter. Candreva via, Luka Stoic via, magari no, però io non lo voglio più vedere titolare, ragazzi. Massimo Panchinaro, lui è un buon rincalzo, si impegna, massimo questo. Un saluto, io vado, ciao Luigi, ciao Riccardo Bruno, ciao. Anch'io, ragazzi, faccio l'ultimo quarto d'ora di live, intorno alle 5 stacco. E Schick dei suoi problemi, che ne pensi, Pula Official? Bisogna capire che tipo di problemi ha. Io mi auguro per la sua salute, innanzitutto, che non abbia nulla di grave. Me lo auguro per lui. Poi lo vorrei all'Inter, quindi mi auguro davvero che non abbia nulla di che. Non vedi margini di crescita in Bernardeschi? Quindi sì, li vedo, però perché è giovane. Però per me non ha fatto granché per valere quella somma là, ragazzi. Quando rinnova Nainggolan? Ecco, questa è una bella domanda. Si diceva che doveva rinnovare a giorni, a ore. Intanto tarda ad arrivare questo annuncio. Finché l'annuncio tarda ad arrivare, speriamo per Nainggolan, ma è difficilissimo. Pinamonti diventerà un fenomeno, sono d'accordo con te, Pippo. Ciao Luigi, ciao Matrix, bel nome il tuo, bel nome. Che ricordo. Luigi, a me oggi è piaciuto Skriniar, Gabigol, Valero e soprattutto João Mario. Poi Murillo è uno così, ogni tanto fa gol incredibili. In partita si mette in tasca Messi. Sono d'accordo con te, perfettamente d'accordo con te. Mi hanno convinto Skriniar, Gabigol, Borja Valero, João Mario a centrocampo benissimo. E Murillo è uno così, ragazzi, quando è concentrato sul pezzo ti fa grandissime cose e poi basta che si scollega un attimino e prendi gol da un momento all'altro. I messaggi social di Vidal, cosa ne pensi? Ci sta giocando su o c'è qualcosa sotto? Secondo me, o vuole più soldi dal Bayern e sto usando questi giochini per prendere più soldi. Luigi, ti saluto. Ama, ciao caro Sergio Fox, ciao. Il ninja arriva, mi sa, speriamo. Il Milan riuscirà a prendere Renato Sanchez? Chi lo sa? Si sta parlando, si sta parlando. Se prendete pure questo, guarda, non lasciate niente a nessuno. Per me Conti non è forte, punta tutto sulla fisicità e la velocità. Fra 5 anni ne riparliamo, a mio parere. Filippo LA, su Conti la penso in una maniera. Conti, con la difesa a 3, col centrocampo a 4, a 5, quindi che deve avere il terzo centrale dietro, come giocava nell'Atalanta, che fa tutta la fascia, è forte. A 4, la difesa a 4, Conti non mi piace assolutamente, l'ho visto con l'Under 21, non mi convince in ottica difensiva. Se giochi con la difesa a 3, Conti per me è tanta roba. Un Neymar all'Inter, gone. Neymar sta andando al Paris Saint-Germain. Pare. Io mi auguro di no, perché io vedo sempre le partite del Barça, lo voglio vedere insieme a Messi e Suarez. Nainggolan, João Mario e Valero, tanta roba. Farei follie per prenderlo. Max 21, sì. Assolutamente sì. Secondo te Belotti, Milan, Mattia Cavenatti? Insomma, ha detto Cairo non lo vuole vendere. Vediamo adesso. Vediamo. Dai Luigi, Renato Sanchez al Milan e Nainggolan all'Inter. Firmiamo, certo, firmo. Firmo tutta la vita. A voi Renato Sanchez, a noi Nainggolan, magari. A ste cifre che vuoi comprare a proposito di Bernardeschi, Angelus? Te l'ho detto, io avrei preso assolutamente, fossi stato la Juve, Mahrez, arrivati a questo punto. Costa anche qualcosa di meno. Per me Bernardeschi 40 milioni non li va, onestamente. Come non li vale Berardi, questi qua. Luigi, ho letto che sei di origine lucana. Dove precisamente? Io sono di Matera, quindi sto facendo un ottimo lavoro. Ti ringrazio, un saluto e sempre Forza Inter. Ciao Valeria, ti ringrazio. Sono di origini di Rio Nero in Vulture, adesso vivo a Milano. Ma Keita poi viene o no? Spero di sì. Io, a quanto so, a quanto penso, secondo me
viene Keita. Vediamo, ragazzi. Vediamo, ovviamente. Neymar a Paris Saint-Germain magari libera Di Maria all'Inter. Ecco, questa può essere una trattativa che ci può interessare. Scusa Luigi, ma perché abbiamo smesso di puntare su Manolas visto che con lo Zenit è fallito il contratto? Perché alla fine la Roma comunque ha ceduto un centrale che è stato Rudiger e quindi semplicemente per quello. E adesso tengono Manolas, a quanto pare dovrebbe essere così. Ciao Luigi, ciao Giorgio Channel. Prestazione Gabigol molto molto buona. Ciao Mario Franzese. Luigi, oggi l'Inter, nonostante il risultato, ha giocato abbastanza bene. Sì, Gaetano, soprattutto nel secondo tempo, come ho già detto. Keita è forte, non è discontinuo a volte. Sì, Filippo, però ha delle potenzialità molto importanti, molto, molto importanti. Ha quelle caratteristiche che all'Inter servono, ragazzi. Dribbling nello stretto, attacca gli spazi, fa tanti gol. A Spalletti servono i giocatori così. Ci sono ancora possibilità per Nainggolan, l'ho appena detto, c'è da vedere ragazzi. Hai FIFA 3 in Sainsbury, ci giocavo tanti anni fa a FIFA, ero anche molto forte, ormai non ci gioco più da 5 anni. Un saluto a tutti, amala sempre. Ciao Jason, ciao. Vecino viene all'Inter o no? Sì, viene, viene. Si deve pagare solo la prima tranche di clausola rescissoria. Che schifo il Paris Saint-Germain, la dimora dei mercenari. È vero, Gennaro Accardi, sono d'accordo con te. A me il Paris Saint-Germain non piace e mi dispiace che Neymar vada a giocare là, perché a me Neymar piace tantissimo. Bidone Bernardeschi a 40 milioni. Simo Moro, l'ho detto, secondo me 40 per Bernardeschi sono troppi, non li avrei mai fatti. La Juve di solito opera bene sul mercato, tolto Douglas Costa, a me non piace nessuno. Ciao Luigi Ovado, ciao Trent Sainsbury, caro. Ciao Luigi, ciao Andrea Burbello. Oppure resto, dipende quando finisci la live. Ragazzi, sono 10 minuti e chiudo. Ma ci vogliono i difensori, Gon, certo, ci vogliono i difensori. Il trio Neymar, Messi, Suarez non lo tocchi purtroppo e Neymar non si muove da lì. Me lo auguro, Pippo Curva Nord. Con Neymar si libererebbe Draxler, lo prenderesti di corsa, Max 21, troppo forte Draxler, mamma mia. Buona Inter oggi, sì, Angelo Mollica, buonissima Inter nel secondo tempo soprattutto. Ciao Luigi, mi saluti, ciao Mattia Maccarone, ciao Luigi, buon weekend, ciao Angelus, buon weekend a te. Io se sono ausilio darei subito 20 milioni alla Lazio più Nagatomo, Ranocchio e D'Ambrosio, che però la Lazio non vorrà perché non è stupida, assolutamente. Ciao Luigi, vado pure io. Ciao Filippo LA. Ma Iniesta è possibile o è una bufala? Secondo me ad oggi è più una bufala. Quando vengono fatti i sorteggi di campionato, Francesco Totti, in questi giorni? Non ricordo esattamente quanto, ragazzi. Credi che si giocherà con Miranda e Murillo? Arriverà un altro centrale? Secondo me arriverà comunque un altro centrale, Gianluca Ferrari. Però ad oggi, soprattutto, potrebbe giocare Skriniar, che comunque l'ho visto abbastanza bene oggi. Secondo me non basta, però puoi salutare la pagina intergalattica. Certo, ciao la pagina intergalattica, Angelo Mollica. Luigi è bravo Kalinic come attaccante secondo te? Certo, è bravo, però ovviamente non è a livello di quelli che aveva promesso il Milan, eh? Aubameyang, Belotti, Morata. Tentativo Inter per Diego Costa, c'è trattativa Antonino Maio. Ho sentito questa voce di Sky. Non lo so, ragazzi. Io so che l'Inter punta su Icardi, però se mi cercano Diego Costa, mi cercano Schick. Magari, non lo so. Ad oggi mi sembra più una cazzata, onestamente. Io lo prenderei Diego Costa, per me è più forte di Carlo. Quanti anni hai Luigi? Auguro di vederti in qualche programma TV. Ti ringrazio Andrea Perrico, 26 anni, compiuti pochi giorni fa. Borca più João Mario, li vedi bene insieme al centrocampo a due? PD Gamer Tube, oggi mi sono piaciuti tantissimo, tutti e due, mi sono piaciuti davvero tanto. La cosa fondamentale è che l'Inter, ragazzi, deve avere qualità. Se l'Inter ha qualità può fare ottime cose, se non abbiamo qualità
ma per fare uno stop, un passaggio, ci mettiamo 10 tocchi. Nel calcio, ragazzi, la qualità è fondamentale, è tutto, ragazzi. Quanto di percentuale che arrivi uno tra Vidal e Iniesta, Francesco Mancini, io non ti voglio illudere. Mi auguro che diventi 100%, ma ad oggi 1%. KR Gamer YouTube, mi saluti, certo, ciao. Fidanzato Max R, sì, fidanzato. La mia fidanzata è qui, di fianco a me, che ogni tanto mi dà qualche notizia anche. Fa la giornalista, la mia fidanzata. Vogliamo Luigi al fianco di Gambara e Sconcerti. Max 21 al fianco di quei due, guarda, no. E apro una parentesi sulla mia ragazza, che magari vi farò conoscere. È un po' timida e non si vuole mostrare. Lei è anche più interista di me. Non avete idea le chiacchierate sull'Inter che ci facciamo. Ragazzi, è una bella fortuna avere una ragazza interista, eh. Ve lo auguro, ragazzi. Ma come si fa con Nagatomo che entra in scivolata in area per una sterzata? Tommaso Bellanti, ma lo dici a me? Io vedevo ragazzi, Samuel, Materazzi, che entravano proprio con tutta la faccia sul pallone. Nagatomo invece che cade a terra con una facilità disarmante. Mamma mia, ragazzi. Condogbia, la prima palla che ha toccato al secondo minuto l'ha buttata fuori, non lo sopporto. Questo è un classico di Condogbia, ragazzi. Addirittura farete un video insieme, Train Sainsbury. Guarda, io lo sto dicendo da tanto tempo, sono da pochi mesi su YouTube, ma la prima cosa che ho detto, amore, facciamo un video insieme, lei è un po' timida. Però vi prometto che prima o poi ve la farò vedere così, nella live. Ovviamente non si tocca, mia ragazza, eh? Ovviamente. Però ne capisce tanto pure di calcio, facciamo tante belle chiacchierate insieme. Salutami a quell'incompetente di Sconcerti, Rosario Scialabba. Mamma mia, guarda ragazzi. Sconcerti che va a dire una cazzata del genere su Cristiano Ronaldo, si commenta da solo. Keita scambiato con Nagatomo che andrea D'Ambrosio, Gabriele Acosta, Agosta. Magari, ma la Lazio non è così polla. Se vendiamo Nagatomo e Ranocchio sarei contento come se avessimo preso Nainggolan. Mamma mia, Adrian, lo dici a me. Ah, tranquillo, certo, ma scherzo, eh. Lucas Lima, Gaetano Iraci. Ho già detto su Lucas Lima, ragazzi. Io l'ho detto proprio per correttezza, prima che l'Inter andasse concretamente su Lucas Lima. Ho detto, ragazzi, a me non convince Lucas Lima. Perché? A 27 anni ancora in Brasile, già questo ti deve far pensare. Andrei su un profilo diverso, ragazzi. Se vuoi comandare il gioco devi avere la qualità, basta mediani senza piedi. Bravissimo PD Gamer Tubo, bravissimo, sono d'accordo con te. E anche per questo mi collego a quello che dice Dylan Abete. Vesino non sarà un top player, ragazzi, però i piedi buoni ce li ha. Ha ottimi piedi, visione di gioco, si inserisce, calcia da fuori. Buone cose, però ci vuole altro per svoltare, tanto altro. Perché non vendete Icardi e non prendete Belotti, Simo Moro? Fossi io l'Inter lo farei, fossi io l'Inter. L'Inter ha altre valutazioni. Lucas Lima è il solito giocatore che per il fenomeno in Brasile e in Italia fa cagare, smettetela, sono d'accordo con te Gennaro Accardi. Sono d'accordo con te. Ciao Luigi, ciao Simone Schepisi, ciao. Concordo con te, ecco ragazzi, purtroppo è così. Vesino è anche il miglior recuperapalloni della Serie A, Richmond Best in the World. Ecco, Vesino è completo ragazzi come giocatore, non è un top player, non è il giocatore che ti fa svoltare, però fidatevi di me che comunque ha qualità, sa interdire, sa recuperare palla, gioca con la testa. Da sportivo, secondo me, Icardi non è adatto a fare il capitano. Per il resto, ok, sono d'accordo con te, Daniele Forenza. Capitano Icardi non lo può fare. Perisic e Candreva sono esterni che giocano come 20 minuti fa. Ci vogliono esterni veloci con il gol nelle corde come Keita Mahrez. Bravissimo, Max 21. Sono d'accordo con te, pienamente d'accordo. Oggi in campo correvano tutti, Gaetano Iraci. Sì, dal punto di vista fisico l'Inter è andata abbastanza bene, ragazzi.
A me quello che fa discutere sono i limiti tecnici di alcuni giocatori, ragazzi. Candreva, D'Ambrosio, Condogbia, questi qua. Nagatomo, che già lo sappiamo, questi qua già li sappiamo. Aurier non viene più, purtroppo, Simone Schepisi. Ho sentito che pare vada allo United. Racconto personale. La ragazza di un mio vecchio amico, simpatizzante dell'Inter, lo tradì con un gobbo rosso-nero. A distanza di anni ci ridiamo su, ma non puoi capire la guerra che c'è stata. Mamma mia! Brutto, brutta. Una bruttissima sensazione. Murillo fenomeno da tenere. Oggi ha fatto un grandissimo gol Andrea Sarzi, eh? Abbiamo gente da settimo posto, Leonardo Bottini, ad oggi sì, assolutamente. Icardi ha fatto 24 gol in una squadra di Scarpari, dite che è scarso? Vince Kinef. Allora, io su Icardi la penso, io sui gol che fa Icardi io non ho nulla da contestare, eh? Dal punto di vista realizzativo parla da solo lo score. Io Icardi, che non è scarso per me, contesto il fatto che non si applica tanto nel gioco di squadra, ragazzi, perché i grandi centravanti, io se vedo i centravanti di grandi squadre, di squadre top, Lewandowski, Suarez, Higuain stesso, sono giocatori che partecipano di più al gioco di squadra, che prendono palla, la smistano, sanno saltare l'uomo all'occorrenza, calciano da fuori. Icardi è più un attaccante d'area di rigore, però. E questo non ve lo dico io, ma lo dice Spalletti, vuole vedere dei Icardi anche tante altre cose fuori dall'area di rigore, vuole che viene incontro, quindi lo dice Spalletti, ragazzi, e non ve lo dico io. Speriamo bene. Murillo da rivalutare con un centrocampo decente che faccia da filtro. Ecco, anche questo è uno dei nostri problemi, ragazzi, il centrocampo che non fa filtro. Poi valutiamo tutti i centrali per bene, verissimo. Candreva, cosa ha sbagliato davanti alla porta, Richmond, mamma mia. Ma non fa niente per il gol mangiato, Richmond, ma a me non piace proprio Candreva, come si comporta in campo, sbaglia le scelte, spara palloni a cazzo così. Troppe cose veramente che non capisco. A me piace tantissimo la casetta, e anche a me Leonardo. Che però è andato via, esatto, come dice Daniele Forenza. Simone Schepisi, su Darmian c'è qualcosa? Vediamo un po' lo United, l'offerta che formula all'Inter. Di sicuro sarebbe un passo avanti rispetto a D'Ambrosio, secondo me. Candreva non è attaccante, è un esterno, però è un esterno vecchio stile, non può fare l'esterno così offensivo. Assolutamente, ragazzi. Prenderei Bentaleb, non sarebbe male. Max 21 oggi ha giocato bene, però onestamente non lo prenderei. Stanno parlando di un ritorno di Kovacic, Mohamed Ali. Ho fatto anche un video, ragazzi, non so se l'avete visto, sul ritorno di Kovacic. A me Kovacic tecnicamente piaceva tanto, come ti dava il pallone. Vedevo accelerazioni solo con Kovacic, verticalizzazioni solo con Kovacic, ma onestamente non lo prenderei, eh. Candreva fa cagare, poche parole, vero Tommaso Bellanti, sono d'accordo con te. Come ti è sembrato Gabigol, Luka Stoic? Molto bene oggi, l'ho detto. A maggior ragione se davanti a lui deve giocare Candreva, fai giocare Gabigol. Caro Luigi, io stacco. Caro Pippo, ciao, il lavoro mi aspetta. Buon lavoro allora. Spero di vederti in una live dopo Inter Lione. Sarà fatto. Un abbraccio e forza Inter. Sempre forza Inter, ragazzi. Eh? Ragazzi, un paio di minuti e stacco anch'io. Quindi, se avete domande da farvi, sì, tra di voi, da farmi a me, magari anche tra di voi. A 24 anni nessuno ha capito ancora in che posizione giochi Kovacic. C'è Giovanni Gritti, esatto. Tatticamente è un limite, non sai dove schierarlo. Luigi, tu riprenderesti Schneider visto che è svincolato? Schneider è un grandissimo giocatore ancora, secondo me, anche se ovviamente a fine carriera. Però, ragazzi, non lo prenderei oggi all'Inter perché serve un altro tipo di centrocampista. Ti mando un video di Schick, vedrai che le cose migliori le fa quando parte dalla fascia. Sì, Marco Lisina, perché lui svaria molto, da centro si allarga a destra perché lui deve rientrare sul mancino per calciare in porta, puntare l'uomo.
può giocare esterno, ma ovviamente non è il suo ruolo naturale. La Samp gioca 4-3-1-2, quindi le due punte si devono, diciamo, dividere tutto il reparto offensivo, si allargano, vengono incontro. Per questo ti vedi Quagliarella, Muriel, Schick, giocatori si allargano tanto anche. Renato Sanchez ci sistema il centrocampo, Simone. Assolutamente sì, potrebbe venire Royce, Max R, no. Ma basta, sta live a rotto, smettila, Piero Smusi, non ti preoccupare che lo sto chiudendo. Comunque, se non è di tuo gradimento, ti togli dalle palle, semplicemente così. Caro Pietro Smusi, profilo fake, chissà chi sarai, guarda. Aspetta, blocca. A posto. Ciao Pietro Smusi, ciao. Cosa ne pensi di Kimpembe? Bel centrale giovane, andrei su un profilo più esperto, però è forte, ragazzi. Cari miei, l'ultimo minuto, io inizio a salutarvi, Schimone, sì, vabbè ragazzi, Simone Schepisi, Trent Sainsbury, Slide, Maurizio Battiata, saluto tutti voi ragazzi, siete tantissimi, ancora adesso più di 100. Ciao ragazzi, ciao lì, sono in pausa lavoro. Ciao Ermanno, sto chiudendo proprio adesso, Vabbè ragazzi, lasciate perdere, l'ho bannato, si commenta da solo, non ti preoccupare. Vi ringrazio ovviamente, cari miei, del seguito. Insomma, conclusione di questo video, è stata una buona Inter, sicuramente, meglio delle scorse volte. Questa partita per me conferma che abbiamo limiti tecnici in alcuni interpreti importanti, ve li ho fatti capire chi, però nel secondo tempo molto bene ragazzi con gli ingressi, molto molto bene. Vi ringrazio di cuore ragazzi, Adrian, sei un grande, grazie mille, Simone Schepisi, sei un meglio, grazie, mi saluti, ciao Filippo, saluto tutti, Max 21, Mohamed Ali, Damiano Soresi, Luca, saluto tutti voi ragazzi. Sempre amala, ci vediamo domani per un nuovo video di sicuro e per nuove live, cari miei. Grazie mille di cuore a tutti voi. Ciao Mohamed Ali, ciao Gianluca Ferrari. Ci sentiamo alla prossima, ragazzi. È sempre un piacere. E sempre, sempre, sempre amala, ragazzi. Ciao, ragazzi.